marchina, nello specifico come formato un mini 6,50, e nello specifico ancora questa barchina che è un mini 6,50 si chiama, è un modello Wevo, perché dovete sapere che i mini 6,50 sono barche costruite secondo un regolamento di massima, quindi devono stare dentro certi parametri. Poi ogni cantiere, ogni progettista, restando all'interno di questi regolamenti, può spaziare su alcune cose e quindi disegnare la barca, il mini 6,50, come più gli piace. Questa è, quindi ci sono ad esempio i pogo, che molti pensano che i mini siano dei pogo. No, i pogo è solamente un cantiere. Qui c'è il pogo 1, che è storico, e il pogo 2, che era il mio primo mini, che ho tenuto un mese e poi ho rivenduto, perché era una barca che non mi si addiceva tanto, insomma non la sentivo mia. E poi c'è il pogo 3, poi ci sono gli offset, poi ci sono i maxi, i vector, insomma ce ne sono veramente di tanti cantieri e diversi progetti, con la prua più a punta, con la prua più tonda, più stondata. Questa qua, come si vede dal video, è una prua non proprio, è un po' più tonda di quella a punta, ma non è a saponetta come ad esempio i maxi o i vector, che la prua è larga quasi quanto la poppa. Quindi la mia è una prua stondata, e questa barca qua è un mini 6,50 modello Wevo. Poi se vi interessa, scrivetemelo nei commenti, possiamo girare un altro video direttamente in action dove vi facciamo vedere tutte le manovre della barca. Allora iniziamo subito qua dalla prua. Qui abbiamo il numero 949. Che cos'è questo numero? Questo è il 949esimo mini prodotto. Abbiamo detto che appunto c'è questo regolamento se cui diversi cantieri si possono organizzare per costruire dei mini e farli navigare. E questo qui è il 949esimo mini in assoluto prodotto. Quindi già da questo numero qua puoi avere una indicazione di massima se la barca è più nuova o più datata. Quindi se sei intenzionato ad acquistare una barca, già attraverso il numero puoi avere delle informazioni. Questa qui è una barca che è stata costruita e varata nel 2018, e quindi sai che più o meno gli scafi sul numero 900 sono lì. Magari se trovi una barca che ha il numero magari 100-200, sai che è una barca più vecchia, ma non per questo meno valida. Tra l'altro c'è anche un sito, che magari ti metto il link qua sotto, dove in pratica viene raccolta tutta la storia di tutte le barche. Quindi se te stai cercando una barca, un mini da acquistare o da noleggiare, e vuoi sapere che storia ha quella barca, se vai su questo sito che ti metto qua in descrizione, hai tutto, cioè da quando è stata varata, quali regate ha fatto, quali regate ha vinto, quindi puoi trovare un po', diciamo, una memoria delle barche appunto attraverso il numero di scafo. Allora, poi qui sempre restando sullo scafo, questo qui è uno scafo più nuovo, diciamo, dove diciamo lo scafo è la carena è molto piatta, adesso da qua non si vede, ma è molto piatta e si alza leggermente qua questi spigoli. Allora, su questi spigoli diciamo che quando la barca è di bolina si appoggia su questo spigolo e parte. E invece quando è in poppa, avendo la carena proprio piatta, da 7 nodi in su si alza dall'acqua e inizia a planare a tutta velocità. Con questa barca ho fatto 15 nodi stabili di velocità con 20-22 nodi, diciamo alle andature portanti, e abbiamo fatto anche il record di velocità a 18 nodi. Ed è una barca molto facile, perché uno dice mamma mia, 15 nodi di velocità, bisognerà stare attenti a non ribaltarsi a bordo. No, è una barca molto facile navigare a quelle velocità. Logicamente dovrai stare un po' più attento, però è una barca veramente molto facile da condurre, proprio perché questa forma di scafo te lo permette. Allora, poi sempre restando qua a prua, andiamo a vedere la cosa che veramente è l'unica cosa che io ho trovato differente rispetto a qualsiasi altra barca, è il sistema del bompresso, che adesso ti faccio vedere. Allora, mentre questo adesso ti faccio vedere come funziona questo bompresso. Questo qui è, diciamo, è un mix tra bompresso e tangone, perché
compresso lo metti e resta lì fisso, il tangone invece lo puoi strallare, inquadrare e gli puoi dare anche, lo puoi anche alzare oppure dargli col caricabasso. Ecco, questo qui è un mix, in pratica è appoggiato qua sul pulpito di prua, infatti sotto ho dei bei piastroni, e qua in pratica vedi ci sono i bracci, qua c'ha i bracci e lo puoi tirare in basso o in alto. Adesso magari allento il braccio così te lo faccio vedere meglio. Bene, allora ho smollato il braccio, in pratica questo qui è il braccio del bompresso, adesso te lo faccio vedere meglio. Qui c'è l'outrigger, io li chiamo braccetti, in pratica sono dei buttafuori dei bracci col quale riusciamo a strallare o quadrare, diciamo a orientare il nostro bompresso tangone. Boule d'or si chiama in francese. Bene, allora ho allentato qua il braccio, quindi in pratica vedi il bompresso, adesso dovrei andarlo a mollare un altro po', ma intanto ti faccio vedere così così. Allora qua questo qui è il buttafuori, questa cimina qua con il bozzellino, perché io in pratica le manovre su questa barca sono organizzate tutte per non uscire dal pozzetto. Quindi io con questa cima qua che butta fuori dal pozzetto apro il bompresso e poi con i bracci, vedi questo qua, il braccio di dritta, qui abbiamo il braccio di sinistra, vedi, regolo e posiziono il bompresso come lo voglio in base alla condizione in cui devo navigare. Poi dopodiché, adesso magari scendo te lo faccio vedere meglio, qui c'è questo super elastico con anche un cimino di sicurezza, perché in pratica il bompresso non ha il caricalto, cioè quello che lo tiene in alto è la vela, e quando non c'è la vela, insomma nel mentre che armi la vela ci deve essere qualcos'altro che lo tiene su, altrimenti se ti va in acqua spacchi la barca. E a me è successo, questi magari saranno consigli che ti do in altri video su come evitare certi errori su cui sono passata io. Quindi qui c'è un bel elastico che lo tiene su, e poi volendo abbiamo, una volta che la vela è su, possiamo decidere se tirarlo su oppure dargli con il caricabasso. Vedi qua c'è tutto un sistema di bozzelli di rimando con il quale appunto si può sempre dal pozzetto cazzare e portare il bompresso più in basso. Perché c'è questa regolazione? Perché ad esempio quando c'è poco vento il bompresso può stare più in basso, quando c'è molto vento e onda invece lo tiri un po' più su. Bene, allora quindi abbiamo visto questo, il bompresso che ruota, qui abbiamo, questo qui è la mura del Gennacker, quindi in pratica io adesso è laggiù attaccata dietro, tutto questo sempre per non uscire dal pozzetto, e poi questa è la teoria, perché in pratica invece a volte tocca anche uscire, però diciamo in linea di massima, quando ho la mura del Gennacker armata così io posso fare tutto dal pozzetto. In pratica recupero la mura e porto la mura del Gennacker qua, e questo invece, questo è un altro anellino sul quale vado a mettere il code zero, il code zero che c'ha il frullone. Io faccio così, poi qualcuno magari ha anche un sistema per armarlo dal pozzetto. Comunque adesso ti faccio vedere com'è questa barca. Quindi questo qui è l'anellino sul quale appunto vado a mettere il code zero, e questo qui appunto è tutto il sistema arrancato col quale appunto posso tirare giù o decidere di alzare il bompresso. La manovra, c'è un'unica manovra che tira giù il bompresso, perché quando hai la vela su, se vuoi alzare il bompresso è la stessa vela che te la tira su, quindi se c'è molto vento lo tirerai su, se c'è poco vento giù. Comunque queste qui sono cose che poi magari uno vede strada facendo, e appunto scrivi qua sotto nei commenti se ti interessa approfondire le informazioni sul mini, appunto magari giriamo un video fuori direttamente in azione dove ti spieghiamo tutte le manovre. E poi controlla bene anche qua nel box informazioni, perché potrebbero uscire dei weekend extreme o delle uscite speciali a bordo con noi. Allora bene, adesso ritorniamo a bordo. Allora adesso prima di salire a bordo c'è una cosina che ti devo far vedere. Qua non so se noti che il pulpito è leggermente piegato, perché quando l'ho scoperto ho detto aiuto, cosa, dov'è che ho battuto, non mi sono accorta. In realtà è che se i bracci del bompresso, quando la barca va con le vele di prua, quindi sul bompresso,
in pratica qui il braccio, vedi, sono, i bracci sono in tensione, e in pratica se per qualsiasi motivo il braccio ti molla e ti si chiude, va a premere lì, vedi, infatti il punto esatto, va a premere lì perché c'è la vela che tira e ti piega il pulpito in 3-2-1, cioè neanche il tempo di capire che già te l'ha piegato. Allora probabilmente, magari soprattutto se non sei mai andato sul mini, non ti sarà molto chiaro di come si è piegato questo, cioè con il braccio. Ecco, e magari scrivemelo nei commenti se è stato abbastanza chiaro, o magari te lo farò vedere in un altro video, soprattutto in azione, ma non rifarò l'errore, nel senso, perché in pratica la prima volta l'ho piegato io perché ero stanca e mi è sfuggito il braccio, quindi di buon presto si è chiuso con la vela aperta e quindi il braccio mi è andato lì subito a forzare sul pulpito. Un'altra volta ero in regata con una persona che non conosceva bene la barca, mi è bastato il tempo di dirgli stai attento, che il pulpito era già piegato. Quindi magari scrivimi nei commenti se vuoi approfondire di questa cosa, se invece vai sui mini, se ti è già capitato, che magari vediamo poi di rispondere in qualche modo ai vostri dubbi e domande. Quindi, detto questo, adesso saliamo a bordo a finire il tour della mia barchina. Allora, qua abbiamo lo strallo sul quale appunto va imbarrucciato il fiocco, qua va il fiocco. Io ho il punto di mura, che in pratica è un semplice grillo, e poi qua c'è un altro rellino che in pratica serve per la mano di Terzaroli al fiocco. Però adesso non voglio farvi un video troppo tecnico, magari queste cose le lasciamo per un altro video quando siamo in mare. Poi qui, allora qui c'è lo strallo, qui invece ho lo stralletto di prua. Diciamo che questa barca, pur essendo piccola, mi dà molta più sicurezza rispetto ad altre barche grandi, perché innanzitutto ho tutti i tipi di vele per tutti i tipi di vento, e inoltre c'ha un sacco di cose per assicurare che l'albero stia su. Ovviamente bisogna farle le cose giuste, ecco. Comunque questo è lo stralletto, che qua è tutto barancato, e in pratica l'ho messo, è fatto apposta, insomma io l'ho messo così, che si può cazzare o allentare o lascare direttamente stando in pozzetto. E qui c'è il numero dello scafo, è ripetuto anche qua, che deve essere ben visibile. Qui la barca è tutta, appunto, deve avere certi regolamenti perché per la sicurezza, quindi loro pensano se ti capita un incidente ti deve venire a recuperare un elicottero, devono capire da di sopra chi sei, eccetera eccetera. Ecco, devi avere il numero ben visibile, tant'è che devi avere anche delle misure specifiche. Se non ha misure specifiche non ti fanno partire con la mini transat finché non le hai rifatte. Allora, questi sono tutti i dettagli appunto che scoprirai strada facendo, oppure appunto facci sapere nei commenti se ti interessa saperne di più. Allora, poi qui abbiamo le draglie, e qui c'ho un elastico, che è un elastico per quando ammaino il fiocco, quindi magari se c'è vento forte e voglio evitare che il fiocco mi voli a destra e a sinistra o magari in acqua, chiudo il fiocco, in pratica lo metto qua e lo chiudo così sulle draglie, oppure ho messo anche un altro elastico di qua e posso anche chiuderlo così, in questo modo. Poi qui c'è un piccolo oblò, che l'unica cosa che ci passa è la sacca del cozziero, una volta che l'ho armato la ributto giù da qua, ma questa è solamente, diciamo, una presa d'aria. Poi qua ho le drizze, su questa barca ci sono tre drizze, una sta in testa d'albero, proprio in cima, un'altra sta appena sotto, e poi ho questa drizza qua che invece sta sotto lo strallo di prua, perché è la drizza del fiocco, ovviamente. Allora, se vedi qua le drizze, gli ho messo i pallini. Questi pallini, allora ci sono qua, dopo va in base all'armatore, insomma come uno decide di armare la barca. Da me ci sono questi pallini, ma sono liberi. Io in pratica ogni volta che devo armare una vela di prua, quindi un gennacker o gozziro, devo fare qui la gassa adamante. Qualcuno per velocità magari si mette già i moschettoni, io preferisco fare la gassa adamante, che magari la cima, se uno la lega sempre allo stesso punto, si usura. Invece così posso scegliere se legarla un po' più su, un po' più in giù.
Questo pallino è un pallino che in pratica evita che il nodo che uno fa si vada ad incastrare nelle pulegge su in testa d'albero e dopo magari sono dolori per tirare giù la vela. Quindi sono dei pallini appunto che evitano che la dritta si incastri su. E da me però se si sfila il nodo viene via anche la pallina, invece se hai il moschettone e per qualche motivo si toglie dalla vela o si straccia la vela, la dritta magari finisce dentro, cioè va giù un po' dentro l'albero, ma comunque avendo il pallino non la perdi, diciamo, dentro l'albero. Allora qui le dritte, adesso ti faccio vedere, ecco, se vedi qua c'è una parte nera e una parte è la drizza vera. In pratica qua c'è un rinforzo che è fatto apposta per evitare appunto che la drizza si rovini nel lavoro che fa appunto sulla puleggia in testa all'albero. Il rigger qua, ho preso uno dei top rigger che mi è venuto a fare le cime, e qui in pratica mi ha messo un bel pezzo lungo di cima, perché appunto se voglio posso anche magari tagliare un pezzo e me ne avanza un altro po'. Bene, allora qua adesso sono all'albero. Come vedi qua ho delle super crocette, cioè diciamo per tirare giù questo albero ti devi impegnare con queste super crocette qua, e queste crocette sono così a boomerang perché sono fatte per dar maggior spazio al fiocco, quindi volendo si guadagna un po' di tela con il fiocco. Qua andando verso poppa, allora qui ho gli outrigger che io chiamo braccetti, che abbiamo visto sono in buttafuori, col quale qua appunto andiamo a regolare i bracci del bompresso. Poi, allora, in pratica qua ho il 3D del fiocco, quindi se vedi non c'è il carrello del fiocco, ma qua ho la regolazione 3D. Che cosa vuol dire? Che in pratica lo posso... è un mix tra carrello e barber, cioè in pratica io posso decidere se tirare in avanti il fiocco, se tirarlo verso l'esterno, o se tirarlo verso l'interno. Ecco, oddio, allora, cioè in pratica posso, adesso aspetta, dovrei parancare un po' di più perché come vedi non scorre benissimo, sono pochi giri. Ecco qua, vedi, in pratica posso scegliere se tenere il punto di scotta del fiocco più in alto, se abbassarlo, se portarlo più verso l'esterno o cazzarlo più verso l'interno. Poi, allora qua vedi, queste qui sono le lifeline. Allora, questa vedi è la lifeline sul quale in pratica quando io devo uscire dal pozzetto, di norma io sto sempre legata quando navigo da sola, perché dico un attimo cadere in mare, poi chi mi viene a recuperare? E quindi anche se c'è mare calmo io giro sempre legata a bordo, a maggior ragione quando c'è vento. Quindi queste qui sono le lifeline con le quali ci si aggancia qui con il moschettone e si cammina da prua a poppa. Bene, allora adesso siamo nel pozzetto e qua abbiamo tutte le dritte. Allora, io tengo le dritte qua su perché ho degli stopper un po' particolari su questa barca, che sono degli stopper tessili, si chiamano constrictor. E tengo le cime qui sopra per non fargli battere il sole, perché sennò hanno un sistema con degli elastici, che adesso ti spiego, che sennò mi si secca troppo, infatti andrebbero tenuti anche un po' umidi con l'acqua dolce. Allora in pratica funziona così, vedi, sono degli stopper un po' diversi da quelli normali e in pratica sono un po' controintuitivi, cioè nel senso, così lo stopper è chiuso, mentre se tiri questo, metti il nodino su, lo stopper è aperto. Perché? Come funziona? In pratica, vedi, questa qui, lo stopper in sostanza è questa calza nera sul quale, vedi, scorre all'interno la dritta. Quindi in questo modo io, e in più lo stopper è tensionato verso prua da un elastico. Cosa succede? Che quando io qua apro lo stopper, quindi da così vado a mettere il nodino su, la calza si arriccia, si ammorbidisce e quindi la dritta all'interno può scorrere liberamente. Viceversa, quando io vado a chiudere lo stopper, l'elastico qua ritensiona la calza verso prua e quindi, vedi, la dritta non si molla più. Posso solo cazzarla ma non la posso lascare. Questi stopper qua sono degli stopper
un po' delicati appunto come manutenzione, perché se c'è troppo sole, se prendono troppa acqua salata magari si irrigidiscono un po', però sono ottimi perché con questi non rovini le drizze, che spesso, se ci fai caso, le drizze sul punto in cui si apre e si chiude lo stopper si mangia un po' la calza, soprattutto se non apri lo stopper correttamente. Magari sempre qua sotto ti metto il link di dove diciamo come si aprono correttamente gli stopper classici. In ogni caso, su questo stopper qua il punto di forza è che uno, non si rovinano le drizze, quindi ti durano più a lungo; due, la tenuta dello stopper non si concentra su questo punto qua ma è così, quindi sono ad alta tenuta perché appunto hanno tutta questa parte qua di calza che va diciamo a strozzare la drizza e li tiene. Allora, questa qui, questa è la drizza in testa d'albero, questa è la drizza della randa. Adesso poco importa visto che non dobbiamo uscire adesso. Qui ho la base randa, poi ho le due mani di terzaroli. In realtà su questa randa ci sono tre mani di terzaroli, però io ho scelto di mettere solo due borose perché in pratica quando mi serve una terza mano o una seconda mano, insomma, sciolgo la borosa da in fondo alla randa, la leggo, la passo dove deve passare e poi mi regolo di conseguenza. Qualcuno ne mette direttamente tre borose, io ho preferito due. Poi qua ho le altre drizze, qua ho il caricabasso, quindi quello che abbiamo visto prima del bonpresso col quale si può abbassare o alzare il bonpresso è questo qui che è caricabasso, e questo qui è la mura del Gennacher. Poi qui c'è anche un tappo che non c'entra niente, questo è un tappo dei pannelli solari, adesso andiamo a vedere. Poi questo qua invece è lo strozzatore, guarda quante cime passano, in pratica passano perché per ottimizzare magari gli stopper che ho a bordo. Allora, questo qui è una cima che tiene aperti gli outrigger, cioè in pratica quando l'outrigger è aperto, onde evitare che si chiuda, io lo devo bloccare in avanti, perché se si chiude poi può chiudersi il bonpresso, di conseguenza il braccio può andare a forzare sul pulpito, tutte quelle storie lì. Quindi in pratica tramite questa cima qua, che è tutta rimandata da prua, la cazzo, la blocco qui all'interno di questo strozzatore e mi tiene aperti gli outrigger. Queste altre due cime che cosa sono? Sono le cime col quale io posso cazzare o lascare lo stralletto di prua. Adesso ti faccio vedere. Oddio, ci passa il aspetta un po' che, ecco, cioè, ci passava. Quindi vedi, io se io cazzo questa qui, vedi che da là posso mollarmi lo stralletto. Se invece lo ricazzo, vedi, posso bloccare lo stralletto stando qua in pozzetto. In pratica, quando si usa lo stralletto di prua non si usano i braccetti degli outrigger, perché lo stralletto di solito si usa quando si è di bolina, mentre gli outrigger, i braccetti stanno aperti con le andature portanti, quindi in base a cosa mi serve blocco qua nello strozzatore. Bene, allora adesso io sono nel pozzetto. Su questa barca c'è il pozzetto tutto piatto, alcuni hanno un box qui che in pratica è un rialzo, perché di sotto, poi andiamo a vedere, c'è il tunnel per far uscire la zattera, quindi guadagnano spazio facendo qua un piccolo rialzo sul pozzetto. A me personalmente piace più il pozzetto tutto così libero, perché spesso io in navigazione mi metto qua a dormire così e ho meno impicci, diciamo meno inciampi quando faccio le manovre. Allora qua ho il timone con il super stick, in pratica è uno stick fatto apposta che quando io lascio il pilota, quindi il timone si muove da solo, questo stick sta così e quindi non si va a impicciare in giro, ed è uno stick allungabile, quindi se io ad esempio devo stare qua, devo stare più a prua, lo posso allungare. Qua c'è la scotta, diciamo lo strozzatore della scotta randa, che è uno strozzatore che è lo stesso che questo, magari è un po' più nuovo come strozzatore, perché vedi, si strozza a pompa per lascare. Metto la scotta, devo tirarla verso prua, quindi tac tac. Perché ho fatto questa scelta qua? Perché inizialmente avevo la scotta della randa che veniva qua con la torretta, però ad esempio in una strambata, quando sono da sola, facevo così le manovre, sono rimasta incastrata
dietro la scotta della randa, e quindi mi piace appunto il pozzetto libero, e quindi ho scelto di fare questo rimando qui, dove la scotta della randa passa tutta da poppa e arriva fino a qua. Mi sarebbe piaciuto anche direttamente sul carrello, però in questo modo qua tolgo un po' di sforzi al carrello e li distribuisco in modo diverso. Poi qua abbiamo, questi sono i puntapiedi che io da qua posso regolare, quindi posso abbassare o posso alzare in base appunto allo sbandamento della barca. Poi sempre qua dal pozzetto, quindi è tutto fatto, studiato per poter gestire la barca diciamo in autonomia. Quindi da qua ad esempio timono, qui ho messo il carrello della randa, quindi lo posso mollare da qua, e invece da di qua ho la riduzione per cazzare le volanti. Adesso te lo faccio vedere. In pratica queste qui sono le volanti. Allora sui mini 650 normalmente, o comunque su questa barca, non c'è il paterazzo, perché la randa, il boom arriva molto verso poppa, e quindi un paterazzo non ci starebbe, cioè si castrerebbe di continuo con la randa, e quindi ci sono le volanti. Nel mio caso con queste super crocette le volanti non sono strutturali, però quindi fino a 10 nodi posso anche magari lasciarle un po' stare. Ovviamente quando c'è vento è bene assicurare l'albero nel modo corretto. Quindi c'è la volante alta, c'è la volante alta e la volante bassa. Quindi quando sei di bolina va cazzata parecchio la volante alta, quando sei magari con lo spi invece devi dare una cazzatina anche alla bassa. E in pratica le volanti sono, diciamo, sono rimandate su questo stopper, che è l'unico stopper classico che ho su questa barca, gli altri sono tutti constrictor. E in pratica io cazzo da qua la volante, quando non riesco più a cazzarla in modo diretto ho la riduzione della volante, che è qui riportata su questo strozzo. Quindi io cazzo da qua e vedi che è tutta parancata, ho un paranco che adesso è nascosto qua dalla sacca, è tutta parancata così. Quindi io qua, stando seduta, posso cazzare qua al timone la scotta, faccio un po' di manovre, ho virato, e da qua mi posso regolare le volanti cazzando qui appunto questo paranco qua della volante. Allora, un'altra cosa che molti mi dicono: ah, ma questo strozzo è montato all'incontrario? No, in realtà è sempre perché appunto per la gestione delle manovre in solitario. In sostanza, diamo conto che siamo mure a sinistra, quindi la barca, il vento ci arriva dalla nostra sinistra, la barca è sbandata così, quindi le vele, le scotte delle vele del fiocco o dello speed sono sul lato destro della barca. Cosa faccio? Io dal winch sottovento non la blocco sottovento, perché sennò non potrei manovrare qua da sopravento, quindi viene riportata la scotta del fiocco e del gennacker, la posso bloccare qui su questo strozzo. In questo modo io posso regolarla, cazzarla o allentarla senza dovermi muovere sotto vento. Poi qui ho un'altra serie di strozzatori, che questi qui sono gli strozzatori del 3D del fiocco che abbiamo visto prima, e c'è uno strozzatore libero che è quello del barber, che di solito io il barber lo metto solamente al cozziro, quindi lo armo quando ho il cozziro su e quando vedo che è il caso di utilizzarlo. Qui ho la bussola classica, poi dopo di sotto quella elettronica che dopo andiamo a vedere. E adesso vi faccio vedere le ultime cose qua nel pozzetto e poi scendiamo di sotto. Allora, sempre qua a poppa V, allora abbiamo innanzitutto questo elastico. Che cos'è? In pratica è l'elastico che mi tiene sulle volanti, che uno dice: ma perché? Perché in sostanza, anche questo ho imparato, quando magari hai la volante sotto vento molto lasca, quindi molto morbida, viene giù, casca sul carrello, e se te hai mollato il carrello, mi è capitato più volte che si incastrasse la cima della volante con il carrello della randa. Quindi abbiamo messo questo elastico, che così anche se la volante rimane lasca, quindi rimane molla, però non casca giù sul carrello, con tutte le conseguenze, quindi facilitazioni per la navigazione.
Poi qui a poppa ho il pannello solare. Allora ti voglio far vedere bene questo attacco del pannello solare, perché potrebbe essere una buona trovata anche per le barche classiche. Allora qui c'è in pratica un tubo in carbonio che è attaccato al pulpito di poppa, quindi abbraccia il pulpito di poppa, quindi non devi fare nessun buco alla barca, non è invasivo come sistema, ma puoi appunto attaccarlo al pulpito della barca. E qua c'è uno snodo che è lo stesso snodo del timone, vedi? Cioè dello stick del timone, che in pratica, vedi, molli, questo snodo tiene dritto il timone. Qui lo stesso, questo è uno snodo che tiene, che è comunque morbido, cioè è rigido e morbido allo stesso tempo, nel senso ti tiene in piedi il pannello, però se tu hai bisogno di inclinarlo in base alla direzione da dove arriva il sole, lo puoi inclinare. In pratica io ho attaccato il pannello su questa X, fatta sempre in carbonio, e qua ci sono tutte le varie cimette col quale appunto posso andare a regolare il pannello. Allora io adesso le cimette, diciamo, li faccio i nodini, però non è un sistema molto pratico. Ne ho visto un altro dove in pratica mettono un elastico qui legato molto forte che abbraccia le varie cimette. In questo modo uno può mollare o cazzare di più leggermente la cimetta, che l'elastico poi la blocca dove la metti. Perché finché uno è in navigazione con calma eccetera, tutto ok, ma voi fate conto, non so, 25-30 nodi, fare le manovre più gestire tutte le vele, ecco, più le cose sono facili e veloci, meglio è. Allora direi che quasi qui nel pozzetto abbiamo visto tutto, direi di sì. Possiamo adesso scendere sotto coperta.